Bene, ed eccoci qua, tornati in diretta, ultima parte di TV7 Match che questa sera non necessariamente dedichiamo, anzi nuovamente, a Venezia. Siamo costretti perché abbiamo visto che il governo di Roma ha preso delle decisioni che ci lasciano un po' stupiti. Allora, Venezia ha un problema che dura da 1966, l'ultimo, no? la grande alluvione di Venezia, e ancora adesso non c'è un progetto su Venezia, non c'è un progetto sulla laguna, non c'è un progetto sulle bocche di porto. Ci sono stati docenti universitari e ingegneri che oggi abbiamo con noi che hanno spiegato come si può risolvere il problema. I politici hanno sbagliato tutto, cominciando dal Mose, che non è un sistema per fermare le acque. È una bellissima invenzione, se l'avesse fatto Salvatore Dalì sicuramente sarebbe un'opera d'arte firmata, ma il problema è che invece certe opere o funzionano o non funzionano, non sono funzionali a quello che è l'attività di Venezia, l'attività portuale di Venezia. Il Mose non serve a niente, va bene, e abbiamo anche dubbi sulla effettiva efficacia del Mose in quello che serve quando c'è l'acqua alta. E in questo senso abbiamo degli esperti e delle persone che ci aiuteranno a capire se questo disegno, questo decretino, nel senso non diminutivo ma nel senso logico di un decretino, è stato fatto da un presidente del Consiglio, e se sa quello che ha fatto si rende conto che le decisioni devono essere ben altre. Certo. Stiamo spendendo miliardi per non risolvere nulla. E questa sera cercheremo di approfondire. Con noi abbiamo... Certo, presentiamo gli ospiti, l'avvocato Giorgio Supiei. Buonasera, avvocato Supiei. Buonasera e grazie dell'invito. Presidente dell'associazione Arzanà di Venezia, un'associazione che si occupa delle imbarcazioni storiche in particolare e del mantenimento della voga a Venezia. In collegamento abbiamo il professor Luigi Dal Paos. Buonasera, professor Dal Paos. Buonasera a voi. Buonasera, è professore emerito di idraulica all'Università di Padova. In studio l'architetto Giovanni Leone. Buonasera, architetto Leone. Buonasera. Anche lei, presidente dell'associazione Dorso Duro Venezia, in sigla DOVE. E saluto anche l'ingegner Vincenzo Ditella. Buonasera, buonasera a voi. Ingegner Ditella è un esperto di opere offshore e tra l'altro ha presentato anche un progetto per un porto turistico offshore, diciamo, per le grandi navi a Venezia. Questi sono i nostri ospiti con i quali parleremo di quello che è stato deciso, questo decreto che in zona Cesarini, proprio alla vigilia della sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale dell'Umanità, quindi la riunione dell'UNESCO che deve pronunciarsi sul fatto se inserire Venezia nei luoghi, come dire, nelle località a rischio del patrimonio UNESCO, e è arrivato questo decreto che stabilisce che dal 1° di agosto in bacino San Marco e per il canale della Giudecca non transiteranno più le famose grandi navi. Questo sinteticamente, ma poi ci sono tante altre cose, adesso ne parleremo assieme, anche perché ci sono anche altre indicazioni. Ecco. Allora, l'impressione che abbiamo avuto noi veneziani, trovandoci la notizia a sorpresa da un giorno per un altro, è stata proprio questa, cioè che ci sia arrivati così di corsa, senza ponderazione, ma soprattutto senza preparazione delle attività conseguenti, connesse e necessarie a questo divieto di passaggio delle grandi navi per i canali di San Marco, sia dovuta a cercare di mettere una pezza alle notizie dei media internazionali che l'UNESCO si stava muovendo. È tempo che ha considerato Venezia a rischio ed era prossima a dichiararla proprio con delle inadempienze ai doveri di conservazione che ci sono sul patrimonio dell'umanità, che sarebbe stata una notizia
di carattere internazionale che arriva in un momento in cui la pandemia, le necessità di rialzo, di rilancio delle attività economiche e della città avrebbero avuto bisogno di ben altra pubblicità, e invece ti è arrivata una notizia. Allora, questa è l'impressione. Dopodiché io spero che entreremo anche nel merito della discussione, certo, per andare a capire che cosa i veneziani hanno capito, che cosa li preoccupa e che cosa non si capisce di questo decreto, perché c'è una serie di elementi che evidentemente sono stati buttati là senza conoscere i problemi pensati e valutati nel passato, men che meno se poi guardiamo al futuro, perché certo, se guardiamo al futuro le preoccupazioni sono ancora maggiori delle riflessioni di quello che non funziona rispetto alle riflessioni fatte per il passato. Certo. Allora, Giovanni Leone, questo decreto cosa contiene? Qual è il progetto che vuole sovvenzionare questo decreto? Tanto fumo e poco arrosto. No, ma andiamo a spiegare. Andiamo bene. al sì, concreto. Dopo allora c'è una. Il decreto si incardina su due aspetti. Uno è quello di allontanare le navi dal bacino di San Marco, con una strategia che è dichiarare monumento nazionale il bacino di San Marco, il canale della Giudecca, ma anche il canale di San Marco, quello che arriva dalla bocca di Lido fino a Sant'Elena e poi a San Marco, e non si capisce perché quello è monumento nazionale e non il resto della laguna. Lasciamo perdere, questo è un aspetto. Da questo punto di vista si fa un passo avanti, perché si abbassa la... No, mi scusi. Però io non vorrei commentare in questo momento, vorrei descrivere, poi sulla descrizione del Perfetto. Decreto noi andremo a commentare. Prego. Perfetto. Allora, descrivere. Il decreto prevede che dal 1 agosto si allontanano le navi dal bacino di San Marco. Al tempo stesso prevede che entro 60 giorni bisognerà indicare i termini per avviare dei progetti di sistemazione a Marghera di nuovi approdi per le grandi navi. Quindi Marghera, per i telespettatori che non conoscono bene la geografia della è oltre Venezia. Porto Marghera, quindi, all'interno della laguna. Per arrivare a Marghera bisogna fare un'altra strada. Si fa un'altra strada che è il canale dei petroli, quello scavato qualche decina d'anni fa per consentire l'accesso delle petroliere al polo industriale di Porto Marghera, che è un canale che tanto danno ha provocato all'equilibrio lagunare. Sì. In quindi più le navi, c'è anche una commissione in questo canale. Lasciamo stare la polemica in questo momento. No, le navi dovrebbero entrare dall'altra bocca di Porto, alla porta di Malamocco, risalire il canale dei petroli e quindi arrivare a un attracco. Questo progetto è provvisorio o definitivo? Provvisoriamente definitivo. No, nel senso che no, provvisorio. Mi scusi, la gente non capisce niente. Allora, lo dico io, questo progetto è provvisorio, cioè dobbiamo spendere, è previsto a seconda delle voci, ma ancora non si sa che il progetto come si sarà concretato, si parla da 140 a 200 milioni di euro. Vorrei aggiungere una cosa su questa provvisorietà. Allora, io vorrei trasformarlo in lire italiane vecchie che allora valevano, no? Quanti miliardi sono? 2, migliaia di miliardi di lire italiane, no? Ecco. Non so se mi spiego. Allora, sono 400 miliardi di lire. 400 miliardi di lire. 400 miliardi di lire. Quindi noi facciamo un porto provvisorio per 400 miliardi di lire e non abbiamo risolto ancora nulla, perché poi ci dovrà essere il porto definitivo. Perché se questo è provvisorio si prevede che sarà positivo. Io sto impostando la problematica. Non si ha un progetto e siamo al MOSE 2. Anche il MOSE non aveva un progetto, l'hanno fatto strada facendo. Che tipo di percorso dovranno fare le navi e se il canale dei petroli è sufficiente per portare le navi?
se questo canale dei petroli è sufficiente perché in caso di maltempo la nave non vada alla deriva e quindi vada a insabbiarsi o si metta per traverso, come è successo al canale di Suez, quando ci sarà l'acqua alta, il Mose sarà sollevato, quindi le navi, quelle che sono dentro staranno dentro, quelle che sono fuori staranno fuori. Vista poi questo continuo innalzamento delle acque, abbiamo visto che sempre di più si allungano i tempi del Mose che rimane chiuso. Ecco. Le sue descrizioni confermano esattamente quello che è il problema. Non si è voluto oggi e non si sa ancora se le navi sono dentro o fuori della laguna, perché questo è l'enorme disquisizione. Sì, poi entriamo nel merito, su cui deve essere fatta chiarezza. Se noi discutiamo e non entriamo non hanno una visione completa della situazione, poi naturalmente voi mi aiuterete ad approfondire, non si riesce a capire dove stanno i problemi. Professor Del Paus, vuole aggiungere lei qualcosa nella descrizione di questo progetto, come sarà fatto? Io ho dimenticato qualcosa in merito a questo decreto che prevede questa situazione provvisoria nel porto di Marghera. Visto che è una situazione provvisoria, forse bisognava anche precisare i tempi e la durata di questo approdo temporaneo. Però vorrei dire che questa idea di portare le grandi navi a Marghera non è un'idea di questo governo, no? Perché già il governo precedente, con la ministra De Micheli, aveva previsto, indirizzato verso questa soluzione, che però non è una soluzione secondo me, in quanto in tempi relativamente brevi la portualità lagunare andrà a decadere fortemente come conseguenza dell'innalzamento del livello medio del mare. Perché quando sarà necessario difendere la città di Venezia e la sua laguna dalle acque alte, non si dovrà operare in prospettiva soltanto durante il periodo dell'inverno e del tardo autunno, bisognerà operare anche d'estate. Praticamente noi ci troveremo di fronte a una situazione in cui potrebbero essere le manovre da eseguire alle bocche anche sull'ordine delle 300 all'anno, e la durata di queste chiusure potrebbe anche superare le migliaia di ore all'anno. Mediamente, dalle simulazioni che sono state fatte per un periodo di maree di 20 anni, circa 2.000 ore all'anno, ma negli anni più disgraziati potremmo arrivare anche a 4.000-4.500 ore. E questo dice che questa è una soluzione che è destinata a perdere di validità in tempi relativamente brevi. In uno o due decenni noi potremmo trovarci in forti difficoltà. Il positivo è che stabiliscono o riconfermano che le navi devono andare fuori dalla laguna, sì, però. Le navi, le grandi navi, e tutto il resto è un grande punto di domanda secondo me. Poi in questa questione manca sempre la visione complessiva del problema, perché noi ci preoccupiamo di affrontare la questione delle grandi navi turistiche, no? Pensiamo anche a come arrivare a Marghera, ma non pensiamo mai che prima di arrivare a Marghera attraverso il canale dei petroli sarebbe necessario finalmente neutralizzare dal punto di vista idrodinamico e morfodinamico
le conseguenze dello scavo di questo malaugurato canale, che secondo me si è meritato in pieno la definizione spregiativa di canale dei petroli, non più canale Malamocco-Marghera, ma forse canale dei petroli è la definizione più adatta a un'opera anche questa mal progettata, secondo me. E poi anche nell'arco del tempo mai osservata nelle conseguenze che ha prodotto, conseguenze che sono state previste con largo anticipo dal punto di vista teorico, e poi in buona sostanza 40 anni dopo il completamento di questo canale i rilievi batimetrici eseguiti all'interno della laguna hanno confermato quelle previsioni e hanno dimostrato qual è stato il massacro che questo canale ha prodotto sui fondali di tutta la laguna centrale. Questa è, secondo me, la situazione. Certamente. E bisognerebbe che, parlando dei problemi di Venezia, non ci si dimenticasse mai che i problemi vanno affrontati e risolti tenendo conto del fatto che dovremmo anche finalmente agire in modo da salvaguardare la laguna, come peraltro prevede la legge. Certo, va bene, allora entriamo nell'argomento. Questo, abbiamo visto che sostanzialmente l'accesso delle navi non passerà più per Venezia, è già una cosa positiva, ma non è una cosa positiva a nostro avviso che passi per il canale dei petroli. Prego, Supiei. Allora, per i veneziani la loro città è il loro amore, la loro passione, ma la laguna è sacra, nel senso che nella storia di Venezia è entrato anche nel DNA dei veneziani che continuano, quei pochi che continuano a vivere in città. La laguna è sacra, è il loro ambiente che gli tiene pulita e in ordine la città col flusso delle maree, che li salvaguardia da una quantità di problematiche diverse e va conservata. Le magistrature che conservavano la laguna, quelle storiche, sono state distrutte. Il magistrato alle acque andrebbe ricostituito, se parlo di laguna, invece di essere completamente stato abolito, soppresso. Una magistratura che aveva 5 secoli doveva essere rimessa in funzione. Allora, non si può pensare che la salvaguardia di Venezia sia salvaguardia soltanto della città storica, perché non ti entra la prua di una nave in Palazzo Ducale facendo un disastro emblematico enorme, ma la salvaguardia di Venezia è anche salvaguardia della sua laguna, della morfologia lagunare, come benissimo ha detto il professor Dal Paus. E per far questo le grandi navi devono essere, con una decisione forte e sicura, fuori dalla laguna. Certo. Per tutte queste problematiche, finché non si affronta questo problema fuori dalla laguna, non si risolve il problema e non passeranno più da San Marco, ma faranno, non entreranno più con un rischio all'interno dei palazzi, scavandone col loro passaggio le fondamenta, ma distruggono l'ambiente lagunare. E arrivando a Marghera, quando un veneziano va in barca da quelle parti e passa una nave o una petroliera o una di queste navi, si sente sollevare per un metro dall'acqua, si trova appoggiato sul fondo delle velme del lago di Dè e non capisce cosa sia questo tsunami. Oltre all'inquinamento e oltre al fatto che portano una quantità, quelle da crociera, non quelle delle merci, ma quelle da crociera, una quantità di turisti che invece alla città non danno vantaggi pari ai danni che fanno. Qualche modesto vantaggio lo fanno, perché un minimo di complementarietà nelle funzioni economiche c'è,
ma le compagnie di navigazione che hanno queste navi, nella migliore delle ipotesi, stanno in Olanda, portano i redditi in Olanda, pagano le loro imposte in Olanda, quando non sono alle isole Cayman o in qualche altro paradiso fiscale. Certo. E quindi i turisti che arrivano mangiano a bordo, vivono a bordo, inquinano con i grossi camini, eccetera, non c'è una attenzione neanche alla parte di salvaguardia ambientale di queste navi. E quando circolano per la città girano con una bottiglietta d'acqua, non lasciano reddito, non creano lavoro. Sì, qualche accompagnatore turistico e qualche tassista che in carovana li porta da una, ma non è rispetto al malanno che fanno l'economia della città. Quindi bisogna prendere una decisione vera, coraggiosa e guardarla in futuro. E dico un'ultima cosa che non si è detto del decreto, ha detto fuori le grandi navi, ma come contropartita compensiamo dando tutto il denaro che vanno a perdere a chi creava dei danni, che è una cosa che i veneziani dicono, ma è possibile che devono essere risarcite le compagnie di navigazione che hanno creato un danno e stanno creando un danno alla città? Se tu arrivi e crei un danno devi essere risarcito per non farlo, devi non farlo e devi risarcire i veneziani dei danni che hanno subito, non le compagnie di navigazione per andare via e smetterla di creare problematiche alla città. E ho chiuso con la parte un po' polemica e arrabbiata dei veneziani che hanno letto in prima battuta ieri questo decreto. No, è dell'incredibile questa cosa. Prego. Io credo che allora vorrei dire due cose. Uno, Venezia è laguna. Certo. Cioè, Venezia non è qualcosa che sta nella laguna. C'è un'identità di Venezia e laguna, che è un insieme unitario e complesso. Uno. Secondo, la vera lacuna, il vero errore in tutta questa serie di atti contraddittori e non coerenti è quello di non far riferimento all'articolo 9 della Costituzione, che vi leggo proprio testualmente: la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. Cos'è interessante? Si mette insieme lo sviluppo e la tutela, cioè non sono in contrapposizione. Invece anche ora, quando parliamo dell'ambiente, ci dimentichiamo che il tema è complesso. Cioè la portualità, è vero, bisogna portare le navi fuori dalla laguna, industriali, mercantili e croceristiche, per rispettare la laguna, ma bisogna sviluppare una visione dell'economia, della portualità e della città, perché non possiamo soltanto parlare di tutela e non parlare invece anche di sviluppo, di lavoro, di vita, di residenza. Ecco, l'errore e la grande lacuna è quello di continuare a fare piccoli atti senza avere una visione della città. In più, e parlo da architetto, perché diamo i numeri? Io come faccio a prevedere che un'opera che ad aprile prevedevo costasse 60 e rotti milioni, 64 milioni di euro, ora ne costa più di 150. Se non c'è un progetto, a te piacciono 200, a te 300, a me 20, diamo i numeri che vogliamo. In assenza di un progetto sono chiacchiere. Questo colpisce di questo decreto, che è uno specchietto per le allodole, porta l'attenzione sulla tutela estetica del bacino di San Marco e dell'allontanamento delle navi, ma non parla del problema etico che riguarda l'ambiente, il lavoro e lo sviluppo economico della città, sostenibile con la società, con l'ambiente e con la salute. Ingegnere Di Tella, non stiamo ripetendo l'errore del MOSE nel proporre una soluzione di cui non conosciamo assolutamente nulla e che non sapremo come funzionerà? Non sappiamo se le grandi navi passano per il canale dei petroli e se due navi devono passare, si incrociano, ci passano? Prego, ingegnere, ci racconti un po' questa problematica. La risposta sintetica alla sua domanda è sì. Stiamo ripetendo lo stesso errore. Il metodo è lo stesso. Il metodo è perfettamente uguale. Ma io vorrei dire
Un'altra cosa che secondo me non è stata accennata, ma ne abbiamo parlato in una trasmissione precedente. Noi sappiamo che c'è un bando di gara che sta per essere messo a livello internazionale, no? Per portare le navi fuori dalla laguna. Si parla di un progetto di un paio d'anni, anche qui senza avere altri numeri, e di una durata di questo progetto di 10 anni. Quindi parliamo di 12 anni teorici, sappiamo in Italia come vanno le cose, un'opera che dovrebbe durare 10 anni, sappiamo che prima di 20 non viene completata, ammesso che si riesca a fare. La Tour Eiffel l'ha fatta in 3 anni. Ma anche le opere che sono in Olanda per proteggere Rotterdam sono state fatte in 5 anni, noi stiamo 20 anni e ancora non ce l'abbiamo, quindi lasciamo perdere questi aspetti che sono allucinanti. Ma diciamo, partiamo da, quindi questo è un primo fatto, questo governo ha fatto un bando di gara, ne abbiamo parlato anche in questa trasmissione, sì, 2 o 3 settimane fa. A questo punto si fa una soluzione però temporanea, no? Perché nel frattempo bisogna risolvere, a Marghera, dentro alla laguna, con tutti i problemi che il professor Dal Pausa ha tirato fuori prima, ma secondo me c'è un aspetto di sicurezza che viene assolutamente trascurato. Si tratta di far passare quei giganti, no? Strutture che sono 300-350 metri lunghe, con una vela enorme, quindi hanno forze al vento enormi, no? Tenuto in piedi da 2 rimorchiatori che sono 2 fuscelli di fronte a questa massa, eccetera. In una situazione di cambi climatici che abbiamo avuto già negli anni scorsi, trombe d'aria in laguna, sì, o una tromba d'aria che impatta su una nave del genere in un canale di 150 metri di larghezza, ma è un disastro, cioè, no, non c'è rimorchiatore che tenga. Questa qui chiaramente viene buttata in barena, adesso come adesso. Se poi si fanno le opere di contenimento di cui parlava il professor Dal Pausa per evitare il movimento dell'acqua, eccetera, eccetera, impattano su una struttura rigida, quindi è un disastro. Cioè, non è concepibile di far passare all'interno della laguna, in un canale di 150 metri, navi da 350-400 metri. Di stazza di 120-130 mila tonnellate, con una vela così enorme. È una cosa inconcepibile. Allora, una nave di quella portata, quanto larga è pressa poco? Ma saranno 40 sui 40 metri. 45. Quindi ha 50 metri da una parte e sì, 50 metri dall'altra, sì, di spazio, ed è lunga 300 sì, metri. Ma questa qui basta che si inclina un po' e va a urtare. Cioè, è una cosa, è una follia. È una follia pura. Chiaro? Certo. Quindi questo è il vero problema. Al di là degli sconquassi di cui il professor Dal Pausa può parlare molto meglio di me, ma c'è un discorso di sicurezza della navigazione che va tenuto conto. Allora, sentiamo il professor Dal Pausa, ma se le navi non riescono a passare perché sono troppo lunghe e troppo larghe, hanno un margine, perché se niente vanno leggermente in diagonale, una nave che è larga 45 metri, lunga 300, se si sposta di 3 gradi la prua va da qualche parte, va a arenarsi, e la coda va da qualche altra parte, quindi ci vuole poco, non abbiamo spazio sufficiente per una nave di queste dimensioni, e bisognerà allargare il canale di petroli? No. Io credo che vogliano allargare il canale dei petroli, anche perché nella situazione attuale la navigazione sarà possibile solo a una via, quindi o le navi entrano o le navi escono, perché non possono incrociarsi, no? E credo che qualcuno dentro di sé speri di poter raddoppiare sto maledetto canale, no? Che se mai l'avessero fatto, sì, meglio sarebbe stato per tutti. Ma l'ha fatto il senatore Bisaglia. Io questo non so. Cioè, io ho letto il progetto, perché... ma quello è un progetto che bisognerebbe far leggere per capire come non si progetta.
E d'altra parte però non è stato malefico solo il progetto, ma una grande responsabilità ce l'hanno anche quelli che dovevano controllare, sia a livello locale sia a livello centrale. No? È mancata assolutamente questa fase che è fondamentale. E cosa volete che vi dica? Credo poi anche che ci sia un altro problema, perché dal punto di vista del rispetto delle leggi, io non so quanto sia facile o meno facile poter intraprendere questa strada. No. L'autorità portuale vuole scavare. Per scavare bisogna prima di tutto essere autorizzati a scavare, perché non è che tu i sedimenti che tiri su li puoi mandare dove vuoi, hanno caratteristiche che sono incompatibili per tanti fattori. Allora mi sembra che sia tutto un po' complicato, difficile e probabilmente anche non facilmente conciliabile con quanto dice la legislazione vigente, sia dal punto di vista urbanistico, perché il porto di Venezia mi pare che l'ultimo piano regolatore portuale sia del 65, no? Che certamente non prevedeva attracchi per navi di questo genere. Poi volevo anche dire un'altra cosa: è bene che vadano fuori dalla laguna non soltanto le navi da crociera, ma anche le navi di grandi dimensioni, certo, di tipo commerciale, perché queste a loro volta producono quegli effetti che prima l'architetto ricordava. Chi sta sulle zone d'acqua adiacenti al canale è investito dalle onde prodotte dalle navi che navigano sul canale, e che passando dal canale che è profondo alla zona di basso fondale diventano via via sempre più ripide, e si corre anche il rischio di essere investiti dal frangimento di queste onde prodotte dalla navigazione. È una situazione complessa. Io non so come non abbiano i controllori potuto rendersi conto nei 60 anni quasi di vita di questo canale del disastro che la realizzazione di quest'opera ha comportato. Certo. Allora, passiamo ai contributi. Servizio grandi navi fuori della laguna, primo contributo. Forse serviva proprio arrivare all'out-out definitivo per prendere una decisione altrettanto drastica. Un out-out lanciato dall'UNESCO lo scorso 22 giugno. Lasciate le crociere fuori dal canale della Giudecca o Venezia sparirà dal patrimonio dell'umanità. Ed è stato così che il 13 luglio, ad un giorno esatto dalla sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, il governo ha preso una decisione definitiva. Dal 1 agosto sarà interdetto il transito alle grandi navi davanti a San Marco e lungo il canale della Giudecca. Il decreto legge approvato in Consiglio dei Ministri prevede che non possano entrare nel bacino tutte le navi oltre le 25.000 tonnellate di stazza, oltre i 180 metri di lunghezza o i 35 di altezza e con un impiego di combustibile superiore allo 0,1% di zolfo. Un provvedimento che stabilisce un principio inderogabile, dichiarando monumento nazionale le vie d'acqua del bacino e del canale di San Marco e del canale della Giudecca. C'è stato il giro del mondo che ha fatto la manifestazione del 5 giugno, che ha sbugiardato il decreto farsa del primo aprile, e finalmente è arrivato anche una presa di posizione UNESCO molto chiara, molto precisa, e soprattutto che mette la questione delle navi in relazione al turismo, allo spopolamento, alla perdita dei mestieri. Ovviamente non è la vittoria definitiva, ma è una grande vittoria, un grandissimo passo avanti.
Dal 1 agosto, primo giorno in cui le navi spariranno dalla Giudecca, momentaneamente traslocheranno a Marghera, dove nei prossimi mesi dovranno essere allestiti degli approdi temporanei in attesa del futuro approdo fuori laguna. Il governo ha stanziato 157 milioni di euro per i lavori, nominando commissario il presidente dell'autorità portuale. Ma il problema non riguarda solo le infrastrutture, ma anche quello di governance operativa e di occupazione. Venezia Terminal Passeggeri, la SPA partecipata dalla regione tramite Veneto Sviluppo e che vede tra i suoi soci le grandi compagnie di crociera, detiene una concessione che dal 1 agosto diventerà inutilizzabile. E anche sul futuro dei lavoratori ora si apre più di un punto di domanda. Ad entrambi il governo ha garantito ristori e compensazioni. Ha una concessione, quindi ha un diritto, no? Perché se le ha aggiudicato questo diritto, è come se noi andassimo a chiudere un'autostrada e il concessionario dice: scusa, e che mi dà le macchine che passavo tutti i giorni? Che in questo contesto dovremmo anche pensare a una possibile rinegoziazione della concessione. Per risarcire di cosa? Dovrebbero essere loro a risarcire noi, dovrebbero essere le compagnie da crociera a risarcire ai cittadini veneziani di 20 anni di inquinamento, sfruttamento, vendita dell'immagine della nostra città. Le istituzioni da oggi dovranno trovare una soluzione, ancora una volta, ma è già un traguardo che l'abbiano fatto in una partita in cui per troppi anni i tre ministeri dei trasporti, dei beni culturali e dell'ambiente non hanno fatto altro che farsi lo sgambetto a vicenda. Venezia è salva, almeno per ora, ma i suoi problemi da oggi sono risolti solo in parte. Qua la colpa non è dei lavoratori, ma è della politica, perché per arrivare alla soluzione Porto Marghera, che era la soluzione che il sindaco ha indicato 6 anni fa, la politica ha perso, disperso 6 anni per ritrovarsi appunto a optare per la soluzione definita invece intelligente dal sindaco ancora nel 2015. Quindi rischiamo di far pagare i lavoratori i ritardi della politica ancora una volta. Ecco, queste sono le polemiche e soprattutto quello che è la mancanza da parte, parliamo di politici, nel capire la parte tecnica dei problemi. Non riescono ad arrivare a capire. Perché? Ma noi abbiamo presentato più volte le problematiche del MOSE, abbiamo presentato più volte il problema del bacino di San Marco con le grandi navi. Ma perché in tutti questi anni, domandiamoci, non c'è stato un politico che abbia preso posizione? Io dico, il silenzio totale da parte della politica è adesso solo perché si è mosso un organismo internazionale, certo, immediatamente diventano certo saggi e si inventano una, passatemi il termine, l'ora è tarda, puttanata. Perché diciamolo chiaramente, non mi interessa chi si è inventato questo decreto, questo è un decreto cretino nato morto. Prego, avvocato. No, io dico che la cosa grave è che la politica che prende queste decisioni non vive a Venezia, non conosce i problemi, non conosce la laguna. Ma io non la giustifico. E la maggior parte è legata ai potentati economici che lucrano sul nome della città, sull'utilizzo della città. Sì, ma questa è una giustificazione, mi scusi. Sì, mi scusi, questa è una giustificazione, mi scusi. Se io le chiedo cortesemente, con tutto l'animo che ho, di fare un trapianto di cuore, lei lo farebbe? No. Perché non sono onestamente capace di farlo. Non è grado di farlo perché il suo mestiere è un altro. Questi non hanno capito che la gravità di Venezia. Siamo in pieno infarto di una capitale della. Però diciamo, e non si riesce. Prego. Simone Venturini ha appena detto che il sindaco aveva già indicato qual era la soluzione, che era quella del 2015. Quello è il problema. Secondo, il presidente Zaia ha parlato di risarcimenti, perché? Cioè, ma per chi? Abbiamo per le compagnie? Per Venezia Terminal Passeggeri, che è una compagnia controllata dalla regione. Per cui non possiamo però soltanto mandare a Roma. In realtà è la politica nel suo insieme locale, incapace a tutti i livelli, dalla scala locale alla scala nazionale, di elaborare una visione reale di un progetto per la città di Venezia. Il problema è questo. Scusate, sono capace di fare. È ancora più grave, se perché posso, secondo me non è solo incapacità, c'è anche una grossa parte di malafede, perché in realtà attraverso questi meccanismi coprono, benissimo, risolviamo il problema delle navi davanti a San Marco
e fanno quell'operazione che voleva fare il sindaco da 5 anni fa, di riorganizzazione del traffico a Marghera, che non è la soluzione. L'abbiamo detto e chiunque lo dice, le navi devono andare fuori dalla laguna, con una provvisorietà dove pensano di lucrare sull'organizzazione degli appalti per l'organizzazione di questa cosa, e parliamo di 157 o 200 milioni di euro, eccetera, da spartirsi nei prossimi 2-3 anni, eccetera, e saranno sempre i soliti che vincono gli appalti, che ci lavorano, che sono dentro questi meccanismi, eccetera. E poi non è una soluzione, perché dovranno poi riorganizzare qualcos'altro. E continuare a è come il vetraio che regala la fionda a tutti i ragazzini del quartiere, perché lui in questo modo, continuando a creare malanni, si garantisce la realizzazione di lavoro e di guadagni. Volevo dire una cosa sul metodo con cui è stato fatto il canale dei Petroli, con cui è stato fatto il MOSE, con cui adesso si vuole fare la riorganizzazione della portualità. Qua non c'è un progetto, non c'è un disegno, però c'è l'attenzione pesantissima a cercare di ritrasferire questi fondi pubblici raccolti e messi a disposizione nelle tasche private delle persone che partecipano, delle imprese, eccetera, non un soggetto. Sono potentati economici radicati anche sul territorio e con l'organizzazione, e con l'attaccamento e la rappresentanza politica al governo, che è della città e della regione, e anche dello Stato, che riescono a gestire queste cose con gli interessi propri, e non fanno il bene della città, fanno il bene di queste organizzazioni di lucrative. Io non vorrei demonizzare, prego, gli imprenditori, perché lo scopo dell'imprenditore è quello di fare profitto, certo. Quindi questo va bene, il problema non è questo, perché dentro VTP c'è la regione, ma c'è la Camera di Commercio, c'è Save, ci sono tutta una serie di attività economiche locali. Il problema è capire, uno, che le navi devono andare fuori dalla laguna. Vogliamo mantenere una portualità? Per cosa? Qual è il futuro del polo ex industriale di Porto Marghera? Parliamo di riconversione, di green economy. Vogliamo fare un progetto e cominciare a lavorare su un progetto anziché parlare di chiacchiere, perché questo decreto ha tante chiacchiere, sposta le navi da San Marco, ma non dice, per esempio, le navi possono entrare a Marghera e fino a quale dimensione? Non pone nessun limite di dimensione, non pone vincoli di tempo, mentre il decreto di aprile diceva nel giro di 2 anni troveremo la soluzione del porto offshore, qui abbiamo perso qualunque orizzonte temporale. Diciamo soltanto che immediatamente mandiamo fuori le navi dal bacino di San Marco, che è monumento nazionale, ma non diciamo niente del cuore del problema. Cioè qui abbiamo un problema di effetti, che sono le navi che si vedono, e di cause. Il problema va impostato nel suo insieme e non c'è nessuna intenzione di farlo. Certo, per forza. Certo. Allora, interrompiamo un attimo, perché anche noi abbiamo bisogno di risorse, pubblicità, e poi riprendiamo. Grazie.